Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme delle crostatine con caramello, nocciole e ganache al cioccolato cremosa. Sono delle crostatine molto semplici da realizzare e sono davvero golosissime, quindi iniziamo subito. E partiamo dalla prima preparazione, che è la pasta frolla, perché dovrà riposare. Quindi mettiamo 200 g di farina, 50 g di farina di nocciole che ho praticamente ottenuto tritando finemente le nocciole in un mixer, 125 di burro, un tuorlo, un pizzico di sale e ovviamente lo zucchero. Aiutiamoci con le mani e cerchiamo di compattare la nostra pasta frolla. Quando si sarà compattata la mettiamo avvolta con pellicola trasparente all'interno del frigo per almeno 30 minuti e nel frattempo ci dedichiamo a realizzare il caramello salato. Mettiamo all'interno del pentolino 80 g di zucchero che lo faremo sciogliere, quindi quando sarà completamente sciolto e avrà questo color ambrato, possiamo a questo punto aggiungere la panna fresca che dovrà essere calda. Quindi panna fresca io intendo quella che trovate nel banco frigo. Aggiungetela piano piano e vedrete che farà un po' di bolle di fumo tutto normale. Abbassate la fiamma, continuate a mescolare fin quando il caramello si sarà sciolto e amalgamato alla panna. A questo punto potete spegnere il fuoco ed aggiungere il burro che ci aiuterà a mantenere il caramello un po' più compatto. Dopo aver aggiunto il burro aggiungiamo anche il sale. Questo passaggio è facoltativo. Se non vi piace il caramello salato, non lo aggiungete. A questo punto lo lasciamo raffreddare e prepariamo la nostra ganache. Mettiamo all'interno di un pentolino il latte che faremo riscaldare e in un beaker mettiamo, o in un contenitore di vetro, mettiamo il cioccolato che faremo leggermente sciogliere a microonde o a bagnomaria. Nel frattempo mettiamo in un'altra ciotola i tuorli, lo zucchero, mescoliamo e andremo a fare una sorta di crema inglese. Quindi quando il latte si sarà riscaldato lo versiamo all'interno del composto di tuorli e di zucchero. Dopodiché questo composto lo rimettiamo nel pentolino e lo mettiamo sul fuoco a far addensare. Se avete un termometro da cucina deve arrivare a 85 gradi. Quando si sarà creata la crema, a questo punto riprendiamo il beaker con il cioccolato leggermente fuso e mettiamoci un colino sopra e andiamo a metterci dentro la crema. La crema calda farà sciogliere completamente il cioccolato e abbiamo ottenuto una ganache cremosa. A questo punto prendo le mie formine e utilizzerò queste formine di Silicomark, che sono delle formine microforate per crostatine. Stendo la mia pasta frolla aiutandomi con un po' di farina sul tavolo e vado appunto a mettere i primi cerchi e poi vado a ricavare i bordi. I bordi, prima di metterli, io vi consiglio di metterli un attimo in frigo a farli indurire. E in questo modo non crolleranno nel forno. Se non avete queste formine, non vi preoccupate, utilizzate la forma di una crostata classica, andrà benissimo lo stesso, anzi con queste dosi dovreste riuscire a formare una crostata da 22-24 cm. Bucherellate sempre il fondo, altrimenti si gonfierà in cottura. E 180 gradi per 15-20 minuti, le nostre crostatine sono pronte. A questo punto le lascio raffreddare, dopodiché vado a farcirle. Ci metto della granella di nocciole sul fondo. Sopra la granella di nocciole vado a metterci il caramello. Se per caso il caramello si è indurito, potete farlo sciogliere leggermente al microonde. Uno strato sottile, non esagerato. Sopra il caramello vado a metterci la ganache al cioccolato e poi vado a decorarle. Vado a decorarle con granella di nocciole e delle nocciole tagliate a metà e ovviamente non può mancare qualche chicco di sale grosso che va a richiamare un pochettino il caramello salato e ci dà un po' quella acquolina in bocca che ci richiama appunto a ridare un morso alle nostre crostatine. Queste vanno conservate in frigo fino al momento di servirle.
grazie, spero tanto che questo dolcetto vi sia piaciuto. Se provate a farle, ovviamente fatemi sapere, aspetto le vostre foto su Instagram, mi trovate con il nome Le ricette di Jennifer. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!